Questi episodi di violenza nei confronti del personale sanitario non devono più accadere. È un problema che coinvolge purtroppo tantissime categorie, addirittura la categoria proprio delle forze dell'ordine. Conferenza stampa congiunta del Sindacato Autonomo di Polizia e della Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità a seguito delle frequenti aggressioni subite dagli operatori della sanità mentre svolgono le loro attività di assistenza e cura ai cittadini. Di recente sono stati aggrediti un infermiere del servizio psichiatrico e un'infermiera del pronto soccorso di Cattinara. Atti di violenza sul posto di lavoro che hanno fatto vivere ai malcapitati veri momenti di paura. Il SAP ha accolto subito l'allarme lanciato dalla FIALS perché anche gli operatori di polizia si trovano sempre più frequentemente a subire atti di violenza sia verbale che fisica durante l'esercizio delle loro funzioni. I sindacati uniti invocano semplicemente l'applicazione e il rispetto della normativa vigente, oltre che chiedere alla politica di intervenire ulteriormente per garantire le forme di tutela. Ci sono degli strumenti, c'è una legge che li tutela, ci sono dei protocolli che devono essere stabiliti fra le aziende sanitarie e le forze dell'ordine, e chiediamo che questi vengano attivati il prima possibile, perché ogni giorno che passa c'è una possibilità di vedere un operatore sanitario aggredito. Abbiamo visto le fasi dell'ultima aggressione a un'infermiera con i lanci di tutti i materiali che aveva a disposizione, con lo spavento della collega, e quando ritornerà in servizio dal punto di vista psicologico sicuramente non sarà più la stessa. Oggi siamo appunto con gli amici appunto del personale sanitario, ma non dimentichiamo le aggressioni anche sui treni, le aggressioni sugli autobus, sempre ai danni di figure che sono degli ufficiali pubblici oppure delle persone che sono incaricate di un pubblico servizio. Che ci sia un'applicazione anche delle regole che ci sono già, in modo da dare attuazione appunto, e quindi dare una certezza anche alla pena, per dare un segnale alle persone che si rendono responsabili di questi crimini.